Benvenuti o bentornati nel mio super mega bellissimo canale. Benvenuti, benvenuti. Io sono Francesca e se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale. Nonostante tutto, siamo arrivati finalmente a 800 iscritti, quindi io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a tutti quanti per appunto esservi iscritti. E grazie se ancora non sei iscritto e ti iscriverai. Mi raccomando, lasciami anche un like e un commentino che sono veramente importanti. Adesso inizia la fase road ai 1000, quindi ce la dobbiamo fare. Non so quanto ci metteremo, ma sono pro positiva. Allora, il video di oggi è un video che non faccio da tantissimo tempo perché diciamo non erano andati molto bene, però nell'ultimo svuota la spesa, se non erro, vi ho fatto vedere la zucca e vi ho detto che avrei voluto provare a fare la crema di zucca con una ricetta di giallo zafferano. L'ho provato, mi è uscita molto bene, almeno a detta mia, e anche di Giuseppe, perché stranamente anche a lui è piaciuto. Allora ho voluto rifarla e la rifarò insieme a voi, quindi vi prego, supportatemi anche in questo tipo di video, perché in quel video lì in cui appunto vi parlai della zucca mi avete scritto in tantissimi di appunto voler vedere la ricetta. Ma bando alle ciance, iniziamo! Per quanto riguarda questa ricetta, avremo bisogno di 800 grammi, in realtà un chilo, però parliamo di zucca intera, quindi circa 800 grammi di zucca che poi taglieremo a dadini, una patata, una cipolla bianca, del pane per fare poi i crostini, pepe, sale, cannella, noce moscata, un po' di olio e io ho il dado, ma in realtà dobbiamo fare il brodo, ma dato che non ce l'ho lo faremo così. Se voi avete il brodo, quello bello di carne, usate quello, precisamente ce ne vorrà un litro. Allora, ho messo a fare il brodo, poi inizio con tagliare la zucca, che la taglio a dadini. Più saranno uguali e più farà prima comunque a cuocere. Una volta tagliata tutta la zucca, la mettete da parte e passiamo a pelare la patata e a tagliarla anch'essa a dadini. Le patate le mettiamo da parte insieme alla zucca e ora possiamo passare al taglio della cipolla. Una volta tritata la cipolla possiamo passare allo step successivo. Allora si inizia a cucinare. Accendiamo il fuoco con una fiamma dolce, piccola, mettiamo un po' di olio e poi andiamo a far imbiondire la cipolla. Allora, adesso possiamo mettere patate e zucca. E aggiungiamo anche il brodo. Lo aggiungiamo fino a copertura di tutte le verdure e quello che avanza lo mettiamo mano a mano. Metto adesso un pizzico di pepe a piacimento logicamente e un pizzico di sale che poi si andrà ad aggiungere o meno in base ai vostri gusti, e bisogna lasciar cuocere per circa 25-30 minuti. Allora, mentre le verdure si cuociono, io inizio a preparare i crostini. Una volta tagliato tutto il pane, lo cospargiamo di olio, un filino di olio. Intanto mettete a preriscaldare il forno a 200 gradi, mettiamo
pizzico di pepe, giusto perché sto piatto deve essere bello impepato. Poi vi vado a mescolare un pochino, così un po' come ci pare. E poi andiamo ad infornare a modalità grill per 5 minuti nella parte più alta del forno. A metà cottura saremo circa a questo punto. Aspettiamo un po', io ho già riaggiunto del brodo. Ok, adesso le verdure sono pronte, sono completamente cotte, me ne accorgo perché si stanno frantumando. Spengo il fuoco e vado a frullare con il frullatore ad immersione. Frullato tutto, ora riaccendo il fuoco e a fuoco lento la faccio appunto tirare un altro po' fino appunto a vostro piacimento e poi sarà quasi pronta. Mentre la facciamo stringere mettiamo un po' di noce moscata e un pizzico di cannella. Ecco, non fate questo, però andate con un pizzico di noce moscata e un po' di cannella. Ok. E poi al massimo correggete pepe, sale, tutto ciò che c'è da correggere. Ecco il lavoro terminato, io sono super soddisfatta e non vediamo l'ora di mangiarcela. Buon appetito! Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti se la farete, se la fate, se avete una ricetta diversa, mi raccomando fatemi sapere perché sono davvero curiosa di scoprire. Questa a me fa impazzire. E quindi nulla, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se ancora non lo fate, lasciate un like e un commento e noi ci vediamo settimana prossima, ciao!